e mai presenta fu più gradita a Manfredonia, perché io sono onoratissimo. Adesso lascio spazio al ministro, alle domande che i giornalisti vorranno porre, e poi dopo avremo modo di stare un po' convivialmente assieme. Ok, grazie. Allora, se mi posso permettere, io suggerirei di dare subito la parola ai giornalisti, sì, per evitare che io parli. Ma io ho bisogno di farla col microfono. Allora, venite vicino. Venite vicini. Allora, alzatevi, alziamoci tutti. Così va bene? È contento? Il ministro Bernini con l'onorevole di Basta, il sindaco di centro-destra di Macedonia, credo da attivare la volata. Sì, perché ci credo. Prima di tutto perché amo la Puglia. Amo Manfredonia, la conosco, ci sono stata diverse volte e mi piace molto l'idea di manifestare nel concreto la mia vicinanza, non solamente alla Puglia e a Manfredonia. L'amico Dattis sa che sono anche troppo in Puglia, anche nei momenti in cui qualcuno si vorrebbe riposare. Io qua sto a cercare di dare una mano per rendere la Puglia ancora più bella di quello che già non sia. E per me Manfredonia ha un significato particolare, perché è una città che ha sofferto, una città che ha vissuto un commissariamento, e i commissariamenti sono sempre un po' traumatici. È una città che ha vissuto una complicazione amministrativa. È una città che ha bisogno di essere serena e libera. È una città bellissima, che può essere ulteriormente valorizzata. Se io penso, vengo la settimana scorsa in Calabria, poi sono stata in Sicilia, a Mazzola del Vallo c'è la prima flotta di pescherecci, a Manfredonia la seconda. Quindi a maggior ragione è importante, proprio perché c'è il mare, c'è la pesca, l'agricoltura, il mare, una porta sul Gargano, quindi economia, turismo, cultura, la bellezza del Museo del Mare, che il sindaco sicuramente si impegnerà, il nostro candidato sindaco, io ottimisticamente già lo chiamo sindaco, si impegnerà a valorizzare ulteriormente. Per me, che vengo dal mondo dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, è importante che si crei un ecosistema, cioè che ci sia l'università, che ci sia la ricerca, che ci sia la cultura, che ci sia l'economia, che ci siano i giovani. Qui ho visto tanti giovani, quindi è importante che ognuno faccia la propria parte. Il sindaco rappresenta una sorta di elemento, diciamo, equilibratore di un sistema che deve garantire a Manfredonia di ritornare a splendere come merita. Gatta, è l'uomo giusto, Gaudio, per governare la città? Sì, se non abbiamo esitato a sceglierlo, sicuramente per noi è l'uomo giusto, lo dovranno decidere i manfredoniani, ma percepiamo tanto entusiasmo attorno alla sua figura. È uno che ci crede, alla giusta esperienza amministrativa, è un dirigente, quindi conosce bene anche la macchina che bisognerà riavviare, ed è un profilo giusto anche sotto quello, sotto l'aspetto etico, perché figlio, ed è giusto rimarcarlo, del compianto procuratore della Repubblica Alessandro Galli, quindi viene da una famiglia blasonata che ha dato tanto alla giustizia, alla legalità, per cui riteniamo che sia l'uomo giusto nel momento giusto al posto giusto. Superato quei 20-15 percentuali che al primo turno la separavano dal candidato del centro-sinistra? Beh, noi abbiamo la netta percezione che questo stia accadendo sulla base della trattazione dei temi che il ministro ha riproposto in maniera attenta. Quindi siamo convinti che questa trattazione diffusa, attenta, approfondita in termini di cultura, di sviluppo, di turismo, di innovazione economica, possa produrre i suoi effetti, soprattutto sotto il profilo dell'occupazione lavorativa, e cui i nostri giovani sono molto, ma molto legati. L'ultimo appello è il richiamo... Posso farlo io? Sì. Allora, se io fossi di Manfredonia, voterei Ugo Galli, con convinzione, per tutti i motivi che diceva prima, di cui parlava prima il collega onorevole Gatta, e per tanti altri motivi ancora, perché è una garanzia, perché è una persona solida, lo conosciamo, sappiamo che è una persona che mette la sua esperienza al servizio delle istituzioni, non usa le istituzioni come qualcosa al servizio di Ugo Galli.
E questa è la cosa più importante di tutto. Siamo certi che Ugo Galli sia una persona, un uomo, al servizio delle istituzioni con tutta la sua esperienza, la sua competenza, la sua professionalità e il suo spessore di essere umano. Non potendolo votare personalmente, io chiedo a tutti di farlo per me. Di farlo per me e di farlo pensando che ciascun voto conta. Ciascun voto conta. Tutti noi siamo importantissimi. Nessuno pensi tanto votano gli altri. Tutti noi dobbiamo votare. Il mio appello non avrei potuto pronunciare. Ministro, una domanda. Qui c'è l'Università di Foggia che rappresenta, che sta crescendo, e rappresenta un grande volano comunque anche per il territorio. Ecco, come l'Università di Foggia può aiutare Manfredonia, in questo caso dato che lei è qui, quindi l'università è anche attenzionata dal governo e questa città è attenzionata dal governo? Assolutamente sì, non è casuale la mia presenza qui. Sono stata anche all'Università di Foggia e non solo all'Università, le dirò, sono stata anche al Conservatorio. Noi cerchiamo di creare un ecosistema tra Università, Accademia, Accademia di Belle Arti, Conservatorio. E tutto questo è molto importante per un territorio come Manfredonia, che ha una storia, che sarà, diciamo, le radici di Manfredonia saranno le radici per il futuro di Manfredonia. Quindi sicuramente si dovrà valorizzare l'economia del territorio. Noi abbiamo già fatto con l'Università Pugliese dei patti territoriali con delle imprese, ma ci sono delle imprese di questo territorio che hanno delle esigenze particolari. Ecco, è importante che le università lo sappiano prima. Manfredonia deve essere in grado di dare alle università, alle accademie, ai conservatori le indicazioni giuste per formare le persone giuste per le esigenze di questi territori. Questo è il senso del patto territoriale che io sono venuta a stipulare. A proposito, lei fa uno dei suoi cavalli di battaglia la facilitazione per l'accesso alla facoltà di medicina. Ecco, ci può parlare più nello specifico di questo? Certo, noi abbiamo già aumentato 4.000 nuovi posti iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia, 30.000 nel futuro. Abbiamo bisogno di medici, ma abbiamo bisogno di medici preparati, motivati e competenti. Quindi noi abbiamo fatto un accordo con le università, abbiamo dato loro 23 milioni di euro come Ministero dell'Università per garantire che l'apertura non sacrifichi la qualità della didattica e soprattutto gli spazi dove questa didattica deve avvenire. Apriremo ancora, modificheremo il sistema garantendo agli studenti la possibilità di capire nei primi 6 mesi, nel primo anno di frequenza, se hanno o meno attitudine a fare medicina e non sprecando mai questi 6 mesi, questo anno, perché tutti gli esami che loro daranno potranno essere impiegati anche per altre facoltà, ove ritenessero di non frequentare medicina fino alla fine. L'importante è non far perdere tempo agli studenti, l'importante è evitare la mortalità universitaria, cioè il fatto di fare abbandonare agli studenti perché non si trovano nella facoltà che hanno scelto di frequentare. Avvocato Galli, un suo pensiero sulla presenza del ministro Bernini qui a Manfredonia e in questo caso l'appello al voto suo, dato che il ministro lo ha già fatto. Come ho detto poc'anzi, migliore appello non avrei potuto formulare. La presenza del ministro Bernini qualifica la mia candidatura, qualifica la nostra impostazione programmatica, rende ancora più credibili i temi che abbiamo sottoposto all'attenzione della cittadinanza e quindi attribuisce autorevolezza a tutta la compagine che si propone di governare questa città, come bene ha evidenziato il ministro, al di fuori dei soliti schemi che tanti danni hanno prodotto alla nostra comunità. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Allora, se fate, vi chiedo 10 minuti di silenzio, se è possibile. Allora, il ministro penso che vi voglia rivolgere un saluto veloce, gli auguri a Ugo. Mancano stasera a mezzanotte, scatta il silenzio elettorale. Avremo il comizio di chiusura con Ugo Galli alle 20 in Piazza Stella, quindi vi prego vivamente di presenziare e di portare quanta più gente possibile. Inutile dirvi che io sono felicissimo di avere qui Anna Maria Bernini, che al di là della battuta bassa
è davvero uno dei membri più autorevoli del governo Meloni, che sta facendo una rivoluzione in Italia, la rivoluzione che auspicava la maggioranza del popolo italiano, che ci ha eletti. Grazie a lei per quanto farà per la ricerca e per l'università. Noi abbiamo qui a 36 km di distanza, abbiamo l'università di Foggia. Credo che il ministro... non lo so, ci siamo visti lì. Ci siamo visti lì al conservatorio dove ci hanno presentati per la 200ª volta. Sì, c'è questa gag tra di noi. Tutte le volte che ci vediamo qualcuno ci presenta. Quindi siamo stati presentati tipo 200 volte. E quindi... Lei è? Io sono Gatta. Molto lieto. E quindi penso che il ministro vi voglia dire anche della rivoluzione che sta facendo nel mondo universitario. Prima un giornalista ha rivolto al ministro la domanda: ci può dire nel dettaglio in che cosa consiste la rivoluzione, la riforma dell'accesso alla facoltà di medicina? Ministro Anna Maria Bernini. Ecco, grazie. Prima di tutto grazie per voi. Per voi e per Gian Diego, per il mio amico Gian Diego. Non c'è più bisogno, gli ho scritto prima di venire qua, non c'è più bisogno che ci presenti. Direi che abbiamo capito chi siamo. Dopo 10 anni di presentazioni ci siamo capiti. Grazie per quello che stai facendo, non solo a Manfredonia, ma in questo momento anche a Manfredonia, che ci sta particolarmente a cuore per tutta una serie di motivi che abbiamo già detto, ma che non si ripetono mai abbastanza. Manfredonia è una città piena di possibilità, una città che ha sofferto, ha vissuto una situazione complicata, ha saputo reagire, ma in questo momento deve creare le condizioni per un riscatto vero, per fare tutto quello che è possibile fare con un contesto del genere. È una città che può avere un'economia turistica, culturale, universitaria, un mare meraviglioso, una finestra sul Gargano, tantissime cose già pronte che devono essere solo riattivate, accese con un tocco di bacchetta magica. Però, come voi sapete, le cose, le buone idee, ma soprattutto le buone realizzazioni, i fatti, camminano sulle gambe delle persone. Ci vuole la persona giusta. Noi ce l'abbiamo, Ugo Galli, e siamo sicuri che sia la persona giusta. Perché lo conosciamo. Lo conosciamo e sappiamo che è una persona che non si risparmia. Soprattutto in questo momento, credo, per fare politica, nessuno di noi è politico di professione. Quello che ci unisce, ed è un po', come posso dire, la cifra distintiva di Forza Italia, è che noi non siamo dei politici, diciamo, geneticamente costruiti come politici, che hanno fatto politica fin dalla più tenera età. Sì, l'abbiamo fatto, ma abbiamo vissuto contemporaneamente le nostre vite professionali. Quindi siamo dei professionisti che dopo aver dedicato la loro vita alla propria professione, quindi al circondario dei propri affetti, delle persone che dipendevano da noi, abbiamo deciso di allargare lo scenario, di metterci in gioco, di metterci la faccia, e credo che non è poca cosa. Quando una persona appende la faccia al muro, si mette in gioco e non poco, tu lo sai. Ti fai contare, ti metti in discussione, sacrifichi una parte del lavoro che tu stai facendo per te stesso, per la tua famiglia, sacrifichi una parte del tuo tempo familiare, cioè della tua vita privatissima, personalissima, alla politica. Si chiude, c'è tua moglie qui? Eccola. L'avevo riconosciuta, infatti quando volevo essere certa che fosse lei per non fare le figuracce, però da come ha reagito a quello che ho detto, ho immaginato che fosse tua moglie. Succedendo confermato. Allora, diciamo che di fianco a un bravo politico, un politico motivato, energetico, capace di un atto d'amore, perché la politica è amore, ricordatevi che noi siamo figli di un grande uomo che per primo ha usato la parola amore per descrivere la politica, dicendo: l'Italia è il paese che io amo. Silvio Berlusconi. Portato d'amore c'è tanto, c'è la generosità, c'è il coraggio di andare un po' controcorrente, perché tante volte incontri persone per la strada che ti dicono: ma perché lo fai? Perché lo fai? Perché ci credo. Però bisogna sempre crederci insieme. Noi lo facciamo perché ci crediamo. E questo ci rende persone contemporaneamente piene di entusiasmo e di energia, con una grande voglia di condividere, di fare comunità, ma anche persone libere. Perché se le cose non vanno come noi cerchiamo di farle andare, se ci chiedono di essere compromissori o di fare delle scelte
che noi non condividiamo, abbiamo sempre una casa dove tornare. I professionisti della politica, quelli che un'unica sede hanno, a cui sono imbullonati a prescindere, non ce l'hanno questa libertà. Non ce l'hanno. E credetemi, questa per me è una garanzia. Quando io scelgo un candidato, una persona a cui affidare le mie aspettative, i miei sogni, i miei obiettivi, la mia idea di paese, la mia idea di comunità, comunità, il sindaco è quello che deve rispondere alle domande subito, non può calciare il barattolo in avanti, non può buttare la palla in tribuna. La mattina il sindaco esce di casa e c'ha il problema così, proprio davanti alla faccia, lo deve risolvere lui e tutti i suoi collaboratori. Allora, proprio per questo vi dico, essere sindaco è un atto d'amore, di coraggio, di determinazione, di impegno, che però deve, lo ripeto, lo ripeterò sempre, avere le gambe giuste. Non tutti possono fare il sindaco, non tutti sono capaci di ascoltare, non tutti sono capaci, dopo aver ascoltato e parlato, di mantenere quello che hanno detto. Queste sono le caratteristiche. Allora, se voi conoscete una persona che ha queste caratteristiche, noi la conosciamo, è lui, dovete sceglierla e farla scegliere, perché non voglio... Io sono venuta qua a fare la sudata del secolo, ma per voi lo faccio e con molto affetto. No, non siamo in due, siamo in tanti. Esatto, siamo in tanti. Però dicevo, una volta scelta questa persona, dobbiamo essere sicuri che si percepisca l'importanza di questa scelta, perché noi contiamo, tutti noi contiamo. Io vengo da una regione, e con questo scusami se non parlo di tutta la... apriremo il corso di laurea in medicina e chirurgia, quindi tutti quelli che vorranno e potranno fare i medici lo potranno fare, perché non ci sono. Però torniamo al tema che ci tiene, perché io ho paura di una cosa, ho paura del caldo, non perché sento caldo io, ma ho paura che si voti meno per colpa del caldo, che si avverta meno l'importanza di questo voto. Questo voto è importantissimo, perché il fatto di non votare non significa tanto le cose rimangono sempre, no, no, siamo noi a determinare il cambiamento. Cioè, noi abbiamo una città in Puglia dove la differenza si è fatta per 23 voti, ok? 23 voti, qui noi avremmo fatto la differenza. Quindi è importantissimo, noi lo sappiamo, ma che facciamo capire che essere profondamente democratici, credere profondamente che siamo noi a determinare le condizioni del nostro destino, significa contare veramente, far contare veramente il nostro diritto. E quando conta? Quando noi abbiamo in mano una scheda elettorale e una matita e diciamo quello che vogliamo, lo dobbiamo dire. Il giorno dopo è troppo tardi, non ci possiamo lamentare se non è successo quello che... Non volevamo questo voto. Vi faccio un esempio e poi chiudo, perché vi do ristoro, se no vi faccio sudare ancora di più. Carino, grazie, lo metto a disposizione di tutti. Grazie. Allora, io vengo da una regione tipicamente di centrodestra, l'Emilia Romagna, da una città sempre governata ininterrottamente dal centro-destra, Bologna. Allora, certe volte noi cerchiamo sempre di fare le scelte migliori di candidati, ovviamente scherzavo, regione di sinistra, città di sinistra, poi magari succede o noi non diamo alla regione o alla città il candidato giusto, o qualcosa non funziona, però magari il giorno dopo qualcuno mi ferma, magari qualcuno chiaramente di area, amico mio, che sappiamo essere vicino, diciamo, al nostro modo di pensare, al nostro modo di concepire la vita e di credere in valori e in ideali, perché questo è quello che fa la differenza. Credere. Mi fermo e dice, che peccato che non ce l'abbiamo fatta questa volta, questo è il peccato davvero. Tu hai votato, ovviamente. No. Come no? No, ma sai, io fine settimana al mare, i bambini. No, cioè, tanto votano tutti gli altri. No, non votano tutti gli altri. Tu devi votare, perché tu, noi, tutti noi individualmente facciamo la differenza.
E se non la facciamo in quel momento, quando possiamo esercitare il massimo dei nostri diritti democratici, dovremo subire la scelta altrui, perché non scegliere. Non significa fare la nobile scelta dell'astensionismo, che in fondo è una forma di protesta. No, tanto il mondo va avanti a prescindere. Il mondo va avanti a prescindere da noi. Allora noi o possiamo determinare gli eventi, governare gli eventi, o li possiamo subire se scegliamo di non scegliere, perché se non scegliamo noi, qualcun altro sceglierà per noi. Siamo troppo entusiasti, troppo coraggiosi, troppo pieni d'amore, troppo convinti che questa nostra città, questo nostro paese meriti di più per non votare. Quindi mi raccomando, io l'ho detto, se io fossi di Manfredonia non avrei un dubbio al mondo, voterei Ugo Galli e lo voterei con grande convinzione. Non lo posso fare perché io voto altrove, dove adesso non si vota. Voterò tra un po', l'Emilia Romagna sarà di nuovo in campagna elettorale a breve e vedremo stavolta. Di sensibilizzare. Allora facciamo la prova generale dell'Emilia Romagna, dimostratemi che si possono recuperare 20 voti credendoci veramente. Io non posso votare Ugo Galli, voi votatelo anche per me e fatelo votare anche per me. Vi prego, fatemi tornare a questo posto. Grazie, grazie a tutti voi. Possiamo, adesso bevo. Andiamo. No, aspetta, no, prendiamo un caffècino. No, prendiamo un caffè. Certo che un caffè, adesso va. Cioè, avete qualche domanda, qualcuno, prima delle presentazioni, perché ho molte prenotazioni per poterti presentare. Certo, allora andiamo, presentiamo. Va bene, va bene. Grazie di essere venuti. Grazie a voi. Tutti. Grazie a voi. Caffè, no, lo